29 giugno 1925. Nasce a Napoli Giorgio Napolitano, undicesimo presidente della Repubblica Italiana e primo ad essere rieletto per un secondo mandato. Militante nel Partito Comunista Italiano dal 1945, si laurea in giurisprudenza nel 1947 e partecipa attivamente al Movimento per la Rinascita del Mezzogiorno per oltre 10 anni. Eletto alla Camera dei Deputati nel 1953, si concentra sui problemi dello sviluppo del Mezzogiorno e quelli della politica economica nazionale. Negli anni 80 si impegna sui temi di politica internazionale ed europea nella Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati e come membro della delegazione italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Numerose le sue conferenze all'estero, negli istituti di politica internazionale in Gran Bretagna e in Germania e presso prestigiose università negli Stati Uniti. Negli anni 90 assume diversi incarichi nelle istituzioni europee e dal 1992 al 1994 è presidente della Camera dei Deputati. Nel 2005 viene nominato senatore a vita dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il 10 maggio 2006 viene eletto presidente della Repubblica con 543 voti e una seconda volta il 20 aprile 2013 con 738 voti. Accompagna la sua attività politica con un'intensa attività editoriale legata alla storia delle istituzioni democratiche in Italia e in Europa. È con profonda emozione che mi rivolgo a voi in quest'aula nella quale ho speso tanta parte del mio impegno pubblico apprendendo dal vivo il senso e il valore delle istituzioni rappresentative, supremo fondamento della democrazia repubblicana.